Conferenza dell'amministrazione comunale di Favara, presieduta dal sindaco Rosario Manganella, presentato il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Considerato ancora che adesso parte la seconda fase della raccolta dei rifiuti solidi urbani, vorrei rivolgere un appello ai miei concittadini per dire di rispettare al massimo il calendario che noi abbiamo predisposto, che sarà distribuito a ciascun utente, che sarà distribuito nelle scuole della nostra città perché i bambini possano farlo conoscere anche ai propri genitori, e soprattutto vorrei lanciare un appello a favore della differenziata. La differenziata che finora noi abbiamo fatto nel nostro comune ha inciso solo per l'11%. Per la verità ci aspettavamo un tasso molto più alto, purtroppo così non è stato. E allora io vorrei rivolgere un appello ai cittadini per dire: più differenziata noi facciamo, meno è il costo del servizio, quindi meno ogni cittadino di Favara paga per i rifiuti solidi urbani. L'unico modo oggi per risparmiare è appunto ricorrere in maniera pedissequa all'osservazione di questo nostro calendario e quindi della differenziata, che per noi è il punto massimo, anche perché se noi non lo raggiungiamo, così come è stato già fatto per tutti i comuni della Sicilia, anche noi saremo costretti a pagare una penale, perché l'Unione Europea ha deciso che per i comuni siciliani bisogna raggiungere il 35%. Noi siamo all'11%, ci mancano già ben 24 punti. Con la fase 2 del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta vorremmo incidere ancora di più verso i cittadini, indirizzandolo a convenire in maglia carretta. Sappiamo benissimo che non raggiungiamo gli standard europei di raccolta differenziata. Vorremmo assolutamente che il cittadino collabori con l'amministrazione, perché se collabora con l'amministrazione convenendo in maniera corretta, chiaramente non arriveremo a essere sanzionati della comunità europea. Oggi noi abbiamo una modifica del servizio di raccolta. Avremo il martedì e il giovedì in cui si potrà conferire plastica, vetro, alluminio e tutto ciò che è differenziabile, in maniera tale che il cittadino possa essere più invitato a conferire correttamente. Tutto ciò è collegato a una novità. La novità assoluta è quella del rifiuto non conforme, non sarà ritirato. Verrà apposto questo bollino rosso davanti al cassonetto del cittadino se non ha convenito bene, questo previa controllo degli operatori, a cui chiediamo una grandissima collaborazione, e tutto ciò è chiaramente indirizzato alla modifica del modo di essere, del modo di vivere, cercando al bene comune.